Buona Madonna, spacco tutto. Porca miseria. Buon anno a tutti, Gabbers, e benvenuti in questo nuovo video. Adesso però aspetta, togliamoci sta cosa. Stavo dicendo, benvenuti in questo primo nuovo video del 2021. E lo so che lo aspettavate da tanto, lo so molto bene. Ma oggi è arrivato il momento. Faremo un kick up tempo con soli 3 plugin, tutti integrati dentro FL Studio. Ma come al solito, non perdiamoci in chiacchiere. Iniziamo subito. Allora, tanto per incominciare ci togliamo sta cosa, perché sennò mi impazzisce tipo la videocamera. Però adesso facciamo i seri e iniziamo davvero. Come primo step, tanto per incominciare, mettiamo i BPM a 210 ed apriamo il nostro Trix Ox o Trix Ox. Quello lì, ora lo vedete. Non ci posso fare niente, ha un nome impronunciabile. Una volta aperto il nostro plugin, andiamo a resettare tutte quante le impostazioni. Andiamo infatti ad azzerare il volume degli altri oscillatori e portiamoli tutti sulla solita ottava, che poi ci serviranno dopo. Adesso invece dobbiamo scegliere la nota con cui suonare il nostro kick. Io scelgo G, ma voi potete scegliere quella che volete ovviamente. Controllate ovviamente di essere sull'ottava giusta. Copiamo poi successivamente il pattern nella nostra playlist. Allunghiamo la nota che è un po' troppo corta e mettiamo il loop. Per dare l'attacco al nostro kick abbiamo bisogno di un inviluppo del pitch, che possiamo realizzarlo semplicemente cliccando su questo ingranaggio, variando il range da 2 semitoni a 48, che è il massimo, ed automatizzandolo. Potremmo farlo anche direttamente dentro il nostro VST utilizzando questa schermata. Ma la variazione del pitch sarebbe troppo piccola, a noi serve una variazione molto più grande. 48 semitoni è perfetta. Andiamo quindi a creare l'inviluppo del nostro kick. Adesso passiamo al secondo step, aggiungere equalizzatore e wave shaper. Andiamo quindi ad assegnare sul mixer il nostro 3X host. First reaction, shock. Come avevo detto prima, controllate che l'ottava sia giusta, perché infatti qui siamo su un'ottava troppo alta, andiamo giù. E adesso andiamo a creare la risonante del nostro kick, distorcendo le medie frequenze, che darà il carattere all'attacco del nostro kick. Iniziamo alzando parecchio nella zona, per esempio, degli 800 Hz. Non avete paura ad alzare, abbiamo bisogno di distorcere parecchio il nostro kick. Tiriamo giù un po' di basse per non saturare il nostro kick e tiriamo giù anche un pochino nella zona delle 200-300 Hz, magari stringendo anche un pochino la campana. E ora andiamo a distorcere col nostro wave shaper. Tiriamo poi giù un po' di alte frequenze per evitare il problema di aliasing. Detto velocemente, quando distorcete parecchio è molto utile tagliare via le alte frequenze per evitare che si impastino. Come terzo passo invece cerchiamo di rendere il kick ancora molto più interessante. Andiamo infatti a giocare con la larghezza della campana delle nostre bande, dell'equalizzatore, e ad automatizzare alcuni parametri. Questa è una parte dove si sperimenta parecchio, non ci sono regole precise. Proviamo a stringere la campana di una delle bande e vedere cosa succede, per esempio. E abbiamo praticamente già ottenuto un pipe kick. Ma non è quello che ci interessa oggi. Andiamo però a automatizzare questo parametro e vediamo se riusciamo a ottenere qualcosa di più interessante. Proviamo a modificare anche la larghezza delle altre bande e vediamo che succede. Per arricchire ancora di più il nostro kick possiamo aggiungere anche un altro oscillatore sul nostro Triox. Trix, Ox, come... diamine si chiama. Aggiungiamo per esempio un'onda triangolare. E già così abbiamo trasformato il nostro kick. Ed è decisamente già molto meglio. Andiamo adesso ad automatizzare altri parametri su... Andiamo adesso ad equalizzare. Sì, ad equalizzare. Adesso però torniamo sull'equalizzatore e creiamo altre automazioni. Automatizziamo per esempio il gain delle basse. Thank you.
E questo già crea un bel movimento sulla coda del kick. Andiamo poi a modificare anche la larghezza di quest'altra banda. E già con così poche cose abbiamo comunque un kick che suona decentemente. Andiamo però avanti per tirare fuori qualcosa di ancora migliore. Cerchiamo quindi di rendere l'attacco del nostro kick un pochino più interessante, semplicemente automatizzando la frequenza della nostra banda. Automatizziamo per esempio questa qui gialla, che ha la campana fissa, non è stata automatizzata. Allarghiamo per essere più precisi, perché qui bisogna fare variazioni veramente molto molto piccole, se no rischiamo di snaturare il kick. Proviamo a automatizzare anche il volume del secondo oscillatore, vediamo se riusciamo a ottenere qualcosa di interessante. Abbiamo il colore, porca miseria, perché mi fanno veramente schifo tutti i colori a caso, così fastidioso. Poi uno può giocare anche con le forme d'onda per creare effetti diversi. Per esempio, se cambiamo forma d'onda, il risultato è questo qui. Insomma, i risultati che possiamo ottenere sono veramente infiniti. Dipende da quanto vogliamo giocare con gli equalizzatori, con le bande. Possiamo aggiungerne anche di più. Io ho fatto un caso veramente estremamente semplice. Sprigionate tutta la vostra fantasia. Fate quello che volete. Come step finale invece adesso andiamo ad aggiungere un altro equalizzatore e un wave shaper per sistemare gli ultimi dettagli. Chiaramente ci potremmo fermare qui, ma noi siamo precisi, vogliamo sistemare tutto quanto. Carichiamo quindi il nostro equalizzatore e un altro wave shaper. E adesso con l'equalizzatore possiamo andare a fare una cosa molto molto interessante. Possiamo infatti andare ad inserire un filtro passa alto per creare un movimento più particolare al nostro kick. Vediamolo subito. Il wave shaper è stato inserito con il solo scopo di comprimere tutto quanto e non clippare. Andiamo poi a togliere un po' di frequenze harsh, un po' fastidiose, e il nostro kick è pronto. Esportiamo tutto quanto ed ascoltiamo il risultato finale. Prima di concludere il video però voglio farvi sentire altri kick creati con il solito identico metodo, come questo qui. Che ha la stessa identica nota del kick di prima. Questo invece come nota è G sharp. E invece quest'ultimo kick è in F sharp. Insomma, si può veramente creare di tutto con questo metodo. Siamo giunti quindi alla fine di questo nuovo video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quale altro tutorial volete. Scrivetemi tutto qui sotto, qualunque cosa. No, non proprio tutto, però vabbè. Lasciate un like, condividete e ci vediamo alla prossima, Gabbers.